ragazzi e bentornati sul mio canale in questo quinto appuntamento con la YouTuber League, il terzo di ottobre, perché ci stiamo spostando ogni settimana in praticamente ogni città d'Italia. Il 7 eravamo a Torino per Juventus-Inter, una gara che ha reso decisiva quella di oggi con la Juve che ha vinto ai calci di rigore, poi il 14 a Napoli ed è stata una partita ricca di polemiche per le quali voglio scusarmi con tutti voi, perché non è il messaggio, al di là di tutto, al di là di mille incomprensioni che possono nascere, che vogliamo far arrivare, quindi scusateci per aver fatto uscire alcune incomprensioni interne che ovviamente non si ripeteranno in futuro. Per oggi siamo a Milano, oggi è 21 ottobre, il penultimo appuntamento dei gironi ed è una partita che decide chi si giocherà la finale d'andata di questa YouTuber League. Milan o Juventus in attesa del derby di Roma della prossima settimana. Accanto a me, come sempre, Lasagna. Buonasera, ciao, Pedro. Sai. Bene, bene, in compagnia di Lasagna sempre, esatto. Molto bene. Anche perché oggi fortunatamente sono a mio agio e commento, a differenza di venerdì scorso, che hai giocato, diciamo, abbastanza malino. Però non è che mo dobbiamo... Comunque, oggi Milan-Juve con un sacco di new entry, quindi abbiamo un match quasi inaspettato, non sempre preparatissima. Dopo le senti le new entry? Certo, sì, le andiamo a intervistare. Ma tanto lo sapete, prima delle interviste di Lasagna c'è il momento numero 10, il nostro sponsor, colui il quale ci permette di portare avanti questo progetto che amate tantissimo. Numero 10 è un'app completamente gratuita e completamente italiana che state imparando a conoscere perché la state scaricando in tantissimi. È ricca di news sulla vostra squadra del cuore e sul mondo del calcio in generale, ma soprattutto di contenuti esclusivi, quindi li trovate solo sull'app, di giornalisti sportivi e influencer, quindi anche molti che partecipano a questo evento. Poi c'è il contest, potete vincere una copia del nuovo FIFA 23 scaricando l'app dal primo link in descrizione o dal codice QR che è qui alla mia sinistra. Siamo qui con Brogna, capitano del Milan, che nella scorsa partita è mancato e infatti hanno vinto. Questa cosa dici che ha influenzato? Beh, questa infatti hanno vinto non è carina da parte tua. Troppo facile vincere senza Brogna. Provate a vincere con Brogna, lo dico agli amici milanisti, provateci. Quindi sei un punto debole per la tua squadra? Continua a insultarmi, Dani. Sì, nel senso debole, ma che alle volte punge, quindi occhio, occhio. Ritorna Luca Campolunghi dopo il suo infortunio, però abbiamo ricevuto una tua dichiarazione dalla scorsa partita che non hai potuto giocare. Non c'è Lasagna oggi, ma avevo molta fame di lei. Cosa vogliamo dire a riguardo? Ho sbagliato a dire avevo, perché continuo a dire ho fame di lasagna, quindi oggi sono venuto qua per te, sono ancora un po' infortunato, mezzo acciaccato, ma quando vedo lasagna passa tutto. No, che carino. Farai ancora un gol decisivo che porterà la Juve alla vittoria? Beh, l'augurio è sempre quello, ma mi interessa di più che la Juve arrivi a vincere questa partita, quindi forza Juve, poi se arriva anche il mio gol, tanto meglio. MC, che oggi gioca forse anche un po' in sostituzione di Off Samuel. Esattamente. Ma, diciamo, anche da parte tua ci sono le stesse doti? Allora, intanto è un onore per me sostituire una persona come Samuel, infatti lo rispetto e siamo amici, e oggi darò il mio meglio, il mio massimo. Diciamo che io e lui siamo abbastanza diversi, però come grinta e cuore siamo tutti e due sullo stesso livello e abbiamo due ruoli diversi ovviamente, ma darò il mio massimo ovunque io giochi oggi. Ok, invece a livello di prestazioni come stai messo? A livello di prestazioni, se devo darmi un giudizio, non sono malissimo. Ma infatti si parla in campo, non si parla mai prima, e vi farò vedere le mie doti, le mie qualità, e ricordatevi il nome, MC Douglas. Portiere della Juve, Fene, già stanco, parte stanco in partenza, anche se nell'ultima partita sei stato un alieno, cioè hai parato tutto. No, devo dire grazie ai miei compagni, ci hanno creduto, c'era clima, c'era situazione, quindi non ho fatto da solo, mi hanno fatto insieme fino alla fine. Ah, ok, quindi oggi non è detto che tu sia bravo come la scorsa volta? Ah, io ci provo, dipende da tutti, io faccio il mio. Allora, io di natura sono punta, però oggi per tenere Frattino e stare un po' dietro per Campolunghi mi hanno detto devi stare in centrocampo. Vediamo un po' come si metterà. Io so che il piede che si è fatto male Campolunghi è il sinistro. Comunque non vedo l'ora di giocare, e abbiamo una curva incredibile, quindi se perdiamo facciamo una figuraccia. Si parte dai pali, l'eroe della sfida contro l'Inter, Fene! Colpo gobbo! La maschera juventina!
ha segnato il gol della remontada, si è tolto la maglia, ci ha mostrato un fisico discutibile, il Pipega! Manca dalla Summer Cup, torna oggi in campo Kinoshi! È un ex Lazio, Summer Cup con la Juve, miglior giocatore anche se non è bastato, oggi si iscrive anche a 7 a questa YouTuber League, Nicolas dei Footwork! Il bomber della partita contro l'Inter, Andrea Fratino! L'abbiamo aspettato, l'abbiamo sognato, assente alla Summer Cup, infortunato contro l'Inter, si è fatto sentire da fuori e oggi gioca Luca Campolunghi! È il momento del capitano, un gol per il sogno della rimonta concretizzata contro l'Inter. Oggi vuole un gol per sognare la finale. Luca Toselli! In porta Michael Gasbarri, dopo la grande prestazione contro l'Inter nel derby di agosto. Marco Filadelfia! La seconda new entry sostituisce un perno come lo zoccolo duro in difesa, Fausto Solidoro. Se si parla di difesa, lui è un perno, è una certezza dalla Summer Cup, Steve! Mirko Deinirkiop! Un'altra grande responsabilità perché oggi non c'è Off Samuel in mezzo al campo, ci sarà MC Douglas! Simone Berlini era capitano al derby, decisivo con una doppietta, Harry Lazza, ed è il momento del capitano che la fascia virtuale, perché non ce l'ha, se la riprende Daniele Brogna. Chi vince oggi si va a giocare la finale d'andata. Ovviamente se la Juve dovesse vincere ai rigori, a quel punto passerebbe per scontro diretto, al di là della differenza reti. Ovviamente premia il Milan nel girone per il 7-3 contro l'Inter. Parte fuori il capitano? Scelta tecnica. Litigato con l'allenatore. Ah, ok. Questi sono. Che è Tatino, che non c'è, e infatti è per questo che non c'è. Avete litigato. Partiti con il primo possesso Juve. Pallone verticale a cercare il movimento di Campolunghi, che la mette giù come può, arriva anche Pipega, i due si ostacolano, alla fine la tiene Pipega, primo intervento falloso di Harry Lazza. Pipega col sinistro o Fratino con il destro? Fischiato arbitrino. Pipega, barriera, deviazione, la prende Gasbarri e poi la tiene lì Solidoro. Occhio Brogna, occhio Brogna che gira. MC salta Nicolas, occhia la velocità da parte di MC Douglas. Nicolas! Subito Garra in campo. Pipega. Uno contro uno con Solidoro che vuole tenerlo lontano dalla porta. Campolunghi dentro, anche Fratino. Cambio gioco invece su Nicolas. Bella idea, bel pallone. Chiude MC che vuole ripartire in contropiede. È veloce MC, dentro c'è anche Brogna. La tiene però per il momento lui. E poi torna benissimo Nicolas che gli nasconde il pallone. Ancora Nicolas che ha scaricato su Fratino. Movimento di Pipega visto e lanciato Solidoro. Fratino torna sul pallone però Lazza. Le sterzate di Nicolas che poi suggerisce su Fratino. 1-2. Nicolas sale a cross, Campolunghi! Luca Campolunghi all'esordio, al rientro dall'infortunio. Segna subito 1-0 Juve. Un gol da attaccante vero e poi dove va? Va da Lasagna, lo dedica a Lasagna. Lazza risponde subito, traversa, pazzesca reazione del Milan. Lungo colpo Gobbo, cercare Campolunghi, prolungato Pipega, doppia rovesciata del Pipega, 2-0 Juve, ci ha provato contro l'Inter, ci è riuscito contro il Milan, Pierino non so se stia esultando oppure no, esulta e come, 2-0 Juve con un gol meraviglioso del Pipega. Poi Berrini tocca, Lazza apre, MC punta a Kinoshi, va sul sinistro, MC carica, prende la mira, MC Fene, la tiene lì.
Peccato ancora il pallone su Campolunghi che ha girato. Fratino lo guarda, lo serve. Campolunghi! 3-0! 3-0! 3-0! Due volte Campolunghi! Che impatto! Occhio al Milan che vuole reagire, la partita è lunghissima, Berlini fino in fondo va sul destro, Berlini viene respinto il suo tiro, la tiene Lifene che va via a Nicolas, torna Fratino, Berlini comunque passato, 3 contro 2, MC Fene, primo intervento realmente alla Fene, poi apertura in zona MC, dentro c'è Brogna dalla parte opposta, si fa vedere anche Solidoro, occhio a MC, zona tiro, forse esagera. Poi la tiene e offre dentro a Berlini, respinto il tiro, ancora Berlini! Berlini! Il Milan prova a tornare in vita, perché d'altronde lo sappiamo, non finiscono mai le partite della YouTuber League. 3-1. Lazza, vediamo se la porta sul destro, sì. Per imbucare il gol di Lazza, 3-2, non tocca FC, il Milan la riapre subito! 2-3! A ricominciare l'azione su MC. Superato questa volta il pressing di Nicolas, corre MC che cambia passo dentro per Philadelphia che lo riguarda, lo riserve! E due volte MC Fene! Semplicemente Fene! Evita il 3-3 con reazione live, senza sottotitoli. Che può rilanciare sempre per Campolunghi, la boa, la sponda. Grande giocata di Campolunghi per Nicolas che converge, lo riserve. Campolunghi dentro Fratino, arriva il cross! Palo! Palo clamoroso della Juve! Ma come si capiscono quei tre? Ha tanto campo Lazza. Vediamo se cerca il destro! Fene! A negare la doppietta Harry Lazza. Poi torna sulla pallone Berlini, la Juve non riparte, tutto buono, Berlini dentro, Philadelphia la fa passare, su MC che non la trova più, contropiede Juve potenziale con Campolunghi, è 1-2 contro 3, la porta Campolunghi, c'è Fratino dalla parte opposta, Campolunghi stavolta esagera, Philadelphia torna, ma non molla neanche Nicolas, partidazo adesso Nicolas, 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 eccolo, il 4-2, eccolo, Nicolas dei Footwork. Kinoshi, che nel frattempo è rientrato dopo la botta di prima, è uscito colpo gobbo, occhio alla maschera juventina, Gasbarri, Fratino, dentro per Campolunghi, che fa sportellate, vince il duello con Steve, tripletta di Campolunghi, che stavolta l'ha fatto bellissimo, 5-2, voilà, segna e chiede il cambio, come stai Luca? Ho visto lasagna, 110 per te, no, sto malissimo. Malissimo, ne ha fatti 3. Vedremo quando sarà al 100%, Pier. Fa 10 gol a partita quando al 100%, mamma mia. Poi copre Philadelphia. Leggermente trattenuto, si gioca per il vantaggio. Mirko da Berlini, dentro c'è Lazza. Il tocco è per Philadelphia, che se l'alza e calcia! Marco Philadelphia! Benvenuto nella YouTuber League! Ha fatto un gol spaventoso! Spaventoso! 5-3! La partita c'è e la rima pure. Potenzialmente sta partita finisce 17, te lo dico. Philadelphia, 1 contro 1, ha saltato ancora Kinoshi, poi la mette sul secondo palo di Brogna e poi l'azzalto. Occhio alla rimessa battuta su Toselli, sponda, Fratino, palleggio, Fratino giù! Giù! Ho molti dubbi! Ho molti dubbi! Fratino quasi chiede MC, diglielo, diglielo, arbitrino era dietro, io da qui vi dico la mia, per me è calcio di rigore. Adesso lo so già che diranno che ci siamo comprati l'arbitro e vi dirò non è costato neanche molto. Dovrebbe, vabbè, è andata così. Pippega, dentro Toselli, pallone morbido, Fratino non la tocca, ma la palla entra, non so se il tocco ci sia stato, esulta Pippega, Fratino dice non l'ho toccata, è doppietta, è 6-3 per la Juve che ristabilisce le distanze, ma che partita ragazzi, un'azione al secondo, ci stiamo divertendo tantissimo. Ed è anche l'ultimo atto del primo tempo che finisce 6-3, un risultato che ci fa capire, come suggeriva Pierino, quanto gli attacchi siano prorompenti, quanto le difese un po' meno, tanto equilibrio, tante palle gol, al di là del fatto che la Juve ne abbia fatti 3 in più, una partita veramente piacevole da raccontare. E adesso andiamo da Lasagna e sentiamo i protagonisti. Luca, io veramente non so che dire.
infortunato e fatto tripletta. Se stavi bene, cosa facevi? Vincevi la Champions? Te l'ho detto, quando ti ho visto mi sono motivato, ho tanto dolore alla caviglia, cerco di fare il massimo per la mia Juventus, adesso inizia il secondo tempo e speriamo di chiudere la partita magari con qualche altro gol. Ma quindi rientri questo secondo tempo? Era solo una pausa per riposarti? Mi sono fatto curare un attimo nello spogliatoio, ho cambiato la fasciatura e adesso torno in campo, solo per te. Si fa male, la curva si fa sentire, abbiamo tante responsabilità. Sono ancora 30 minuti, noi ci crediamo, dovete crederci anche voi. Se me lo dici tu ci credo, però qualche promessa per questo secondo tempo, per tutta la curva che è venuta a vedervi? Io avevo già promesso a Fratino a Campolunghi 3 gol, ne ho già fatto uno, quindi devo continuare bene. Era rigore o non era rigore? Perché non ha dato rigore al Milan? Allora, innanzitutto voglio fare i complimenti a Fratino perché è molto bravo a cercarsi falli, nel senso... Che lecca culo! Si vede che ha giocato! Gli ho appena detto che non è fallo, però è molto bravo a farlo sembrare. Se avesse avuto un calo di concentrazione probabilmente l'avrei dato. In realtà il difensore fa l'intervento molto prima, Fratino lo vede, ha quasi perso il controllo della palla, lo cerca, si butta... E comunque il contatto, anche se fosse stato da rigore, signori, i rigori devono essere una cosa seria, il contatto deve essere una cosa seria. Tutto qua. Si riparte con il secondo tempo di Milan-Juve. Fa subito tanto rumore il pubblico ed è un bel rumore per supportare la potenziale rimonta del Milan. Ci prova Berlini, forte in porta, Fene! O forse prima la maschera addirittura. Cerca di difendersi dal ritorno di colpo Gobbo, ha trovato Philadelphia, è tornato Fratino, che vorrebbe anche ripartire nel contropiede. Berlini lo tiene lì e gliela porta via. Poi rientra tunnel forse a Nicolas, Lazza dentro, bella azione, Philadelphia tra le gambe di Fene e il Milan la riapre ancora, 6-4. Azione paurosa dei rossoneri. Poi ha aperto su Berlini, va su colpo Gobbo, Berlini inarrestabile, cross messo fuori da maschera juventina, e quindi Nicolas che vuole ripartire in contropiede veloce, rientra, mette seduto Berlini e poi va in verticale. Lazza è tornato, dopo su Berlini altro tacco, questa volta la palla non filtra, poi però si stava addormentando la Juve con la maschera. Berlini, la maschera juventina torna, Berlini non molla, Berlini, Murato ci può riprovare, va sul destro, ha chiuso Pippega, arriva Steve, pallone alto, il Milan c'è e prova a riaprirla per davvero. Si infiamma la partita, Steve rientra ancora su Fratino, bella giocata e poi conclusione un po' come viene, la Juve respinge, Steve non molla, forse fallo di mano, dice attaccata l'arbitro e quindi si gioca con Berlini. Philadelphia dentro l'area, Philadelphia 6-5, 6-5, tutti a protestare in casa Juve perché dicono in mano, ma arbitrino dice che è tutto ok, il Milan gioca, il Milan segna, Pierino ha cambiato maglia. Era fallo di mano? Sì che era fallo di mano, evidente mi sembra. Prova anche a ripartire, Pippega a tornare sul pallone, Fratino ce l'ha sul destro, cerca l'imbucata, Campino, Campolunghi! Campolunghi! Una sentenza! 7-5! 7-5! 4 gol di Campolunghi! 4 gol di Campolunghi! Occhio al cross sul secondo palo, Pippega e poi Campolunghi! Campolunghi! 5 volte Campolunghi! Come Simone Crispo! 5 gol nella stessa partita! 8-5! 8-5! È semplicemente illegale quest'uomo! Respira la Juve con il pallone, la maschera cerca di scavare su Pippega, un Campolunghi che ci ha provato alla Pippega! Ci ha provato alla Pippega, gli manca solo questo gol a Luca oggi. Riparte il Milan con Berlini, che ha aperto su Philadelphia di prima, Berlini di prima dentro ancora, Philadelphia in porta, largo! Porta avanti forse un po' troppo, Berlini vuole ripartire il Milan, dentro c'è Brogna, lo vede Berlini che però si mette in proprio, va, sono in due, ora in tre, Berlini, Berlini fa tutto da solo e mette seduto Fene che ha fatto un miracolo! Da terra allunga la mano e la mette in calcio d'angolo, incredibile, sempre Berlini, stavolta sponda, Philadelphia, basta lui per riaprirla, basta lui per creare, 8-6, riparte veloce il Milan intanto, la porta Berlini che ha trovato ancora sull'esterno il compagno, secondo palo c'è sempre Philadelphia che si lancia e calcia traversa, il terzo legno della partita, il secondo del Milan.
Lazza morbidissimo, secondo palo Philadelphia. Stop! Destro! Destro! 8-7! 8-7! E io ho perso il conto dei gol di Philadelphia, ma secondo me siamo lì, mi suggeriscono 4. Philadelphia ancora a trovare Lazza dentro, è veloce Philadelphia, esce Fene che stavolta prende il pallone. Fene evita il calcio d'angolo, poi cerca subito Fratino che è completamente solo, 2 contro 1 perché c'è Campolunghi, Milan scopertissimo, Fratino lo serve, Steve che torna e occhio che Fratino è furioso e prende il giallo. Fratino ancora a discutere con Arbitrino come contro l'Inter, si scalda la partita. E non potrebbe essere altrimenti perché in palio c'è qualcosa di importantissimo. Chi vince oggi si gioca la finale d'andata. A vuoto Lazza però, e adesso occhio che è scopertissimo il Milan potenzialmente perché è veloce Nicolas, ma chiude Mirko. Palla buona lo stesso per Campolunghi! Non ho più aggettivi! 9-7, 6 gol del mostro! Frattino, pallone respinto in zona Nicolas e poi forse ancora Campolunghi. Juve in doppia cifra, 10-7. Autogol, non sarebbe entrato quindi autogol. Esatto, non sarebbe entrato, per questo nessuno ha esultato. Occhio a Chinosci che ci prova, traversa di Chinosci con il tocco di Gasbarri. Palla ancora su Campolunghi, occhio al contatto. Calcio di rigore! Vediamo perché sono in 3. Vai capitano! Fischia Arbitrino! Alto! Il rigore di Toselli! Poi MC la mette giù, va sul sinistro. MC palo! Il quinto di questa partita, il terzo del Milan! Fischia 3 volte, Arbitrino, la Juve vince lo scontro diretto, la Juve giocherà la finale d'andata della YouTuber League. Questa è la rivincita che sognavano i bianconeri dopo le 2 Summer Cup. Fratino che oggi ha fatto più assist che gol, al contrario della partita contro l'Inter, ma Campolunghi è tornato? E che risposta che ha dato il mio compagno, oggi mi sono sbagliato qualche gol forse. Ho sprecato un po' troppo, ma fortunatamente quando c'è Campolunghi si vince. Grande prestazione di tutti, grande Fene che anche oggi ha dimostrato questa bella prestazione. E adesso aspettiamo la finale perché non vediamo l'ora. Juve dove sei? Juve dove sei? Luca, l'avevi detto, Milan preparati che vai fuori, ci stanno facendo la doccia. E Milan, sei fuori, andiamo in finale noi. Lasagna la porta in finale. Lasagna, speriamo che ci sia, ma ti faccio una domanda in finale, vuoi la Lazio o il Napoli? Voglio la Coppa. E questa è la mentalità. È stata una partita combattuta, perché la Juve, cavolo, è stata sempre avanti, il Milan ha sempre inseguito. È stata veramente una partita bellissima, bellissima, piena di azione, piena di... veramente bella. Ci siamo divertiti, ti sei divertita? Un sacco, sì, mi sono stata proprio attenta a tutti i movimenti, tutti i gol, tutte le azioni. E devo dire, forse è la partita più bella che abbiamo giocato, abbiamo visto nella YouTuber League. È una bella lotta, tra Lazio-Napoli, Juve-Inter, Milan-Juve. Tutte. Ce lo deve dire sempre il pubblico, ce lo deve dire sempre il pubblico. In ogni caso la prossima è Roma-Lazio, il 28 io la giocherò. Ah, buona fortuna. Speriamo che vada meglio dell'ultima volta per la Roma, che adesso è padrona del destino del gruppo, sì, del Sud, esatto. Perché se la Roma batte la Lazio, in finale va il Napoli. Il Napoli, esatto. Se invece la Roma perde... dai, finale è la Lazio. Brava, la l'ho messa in difficoltà, ma la sapeva. Ragazzi, abbiamo aperto questo girone stringendoci la mano. Brava. E adesso dobbiamo chiuderlo per la parte d'andata, perché poi torna nel 2023. Non vedo l'ore. Stringendoci la mano. Grazie, Lasagna. Grazie, Federico Marconi. Alla prossima. Ciao.